Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi parlerò del mercato fili di Piacenza. Mercato dei vini fivi di Piacenza al quale ho partecipato sabato scorso. Chi di voi mi segue su Instagram e su Facebook, a proposito, fatelo immediatamente, avete qui sotto i link e ci mettete veramente un attimo, ha avuto modo di vedere le mie, fra virgolette, avventure in quel di Piacenza per seguire e per andare a trovare spunti interessanti per il canale relativamente alle future degustazioni. Ma intanto, che cos'è la FIVI? Magari non tutti voi la conoscete. La FIVI è la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti ed è un'associazione che raggruppa, raccoglie diversi produttori vinicoli. Qui adesso vi vado un po' a leggere qual è anche l'idea, cioè chi fa parte di questa associazione. Di fatto la FIVI raccoglie e raggruppa, lo leggo direttamente dal loro sito, vi faccio vedere anche la pagina nel mentre che parlo. La FIVI raggruppa viticoltori che coltivano in proprio le loro vigne, imbottigliano il proprio vino e curano personalmente il loro prodotto. E vendono tutto in parte la produzione di vino in bottiglia e dà una propria etichetta, un proprio nome ed è responsabile di quello che produce. Inoltre non acquista uva da altri o anche vino da altri al fini commerciali e potrà farlo solamente per situazioni estreme, oppure per salvaguardare il proprio territorio agricolo e inoltre rispetta tutte le norme enologiche della professione, limitando l'uso di additivi nocivi oppure inutili e concentrando quindi la sua attenzione sull'utilizzo di uve sane che non richiedano interventi in cantina. Quindi, di fatto, è una politica che mira sostanzialmente a difendere un prodotto, se vogliamo, di nicchia, ma non è detto che sia solo di nicchia, ma comunque un prodotto, genuino, un prodotto fatto da viticoltori che, se così lo vogliamo dire, hanno ancora un po' l'idea, del passato, cioè del vino prodotto in maniera autonoma, seguendo tutti i passaggi e senza rivolgersi a tecniche di produzione quasi industriale. E quindi questa associazione mira a difendere e a tutelare questi produttori che fanno dei prodotti veramente interessanti e molto piacevoli e che portano avanti questa loro idea di vino. Allora, intanto vi dico che alla manifestazione erano presenti più di 600 vignaioli con almeno 2000 prodotti diversi. Quindi, e questo vi dà anche un po' l'idea dei numeri e della grandezza della manifestazione, ma soprattutto il fatto che questi venissero da tutte le regioni d'Italia, quindi nessuna esclusa, e quindi si poteva fare questa sorta di viaggio all'interno dell'Italia, dei piccoli vignaioli, per scoprire chicche, curiosità e vini interessanti che spesso si fa fatica a trovare all'interno del mondo della grande distribuzione, ma anche delle stesse enoteche, se non sono enoteche particolarmente fornite. Allora, io in questo video, a differenza di come ho fatto per quello relativo alla Modena Champagne Experience, vi lascio qui sopra la scheda se volete andarvelo a recuperare, non vi consiglierò o non vi indicherò dei vini. Questo perché? Perché secondo me questa particolare manifestazione è molto legata ai gusti personali. Essendoci la presenza di diversi prodotti molto particolari, ma anche molto diversi appunto tra di loro,
è chiaro che il gusto personale probabilmente vincerebbe su quello che è una scientifica valutazione del vino. E veramente i numeri sono grandissimi, ci si può passare la giornata nel vero senso della parola, e sicuramente ovunque si va si ha la percezione di assaggiare un prodotto molto curato, molto seguito, e dove il vignaiolo ci ha messo veramente tutta la sua passione e tutta la sua esperienza. Quindi nel mentre che parlo appunto di questo mercato, vi faccio scorrere qualche immagine che ho raccolto in giro, e vi vorrei parlare un po' sicuramente della filosofia o di quello che comunque mi ha lasciato a me questa manifestazione, ma darvi anche qualche consiglio utile. E partendo proprio da questi ultimi, sicuramente il consiglio che mi viene da darvi qualora vorreste partecipare a questa manifestazione è: procuratevi un carrello. C'è la possibilità lì in manifestazione di prendere, noleggiare un carrello con un costo tutto sommato basso, erano 3 euro se non mi ricordo male, con una cauzione di 20 euro che poi vi viene restituita, però sicuramente è il modo migliore, perché vi lascia le mani libere, vi dà la possibilità, se acquistate, visto che è un mercato, e quindi anche qui altra notizia, si possono acquistare direttamente dai produttori i vini. Ecco, sicuramente il carrello vi aiuta nel giro, nel grande padiglione che effettivamente era molto ben nutrito e molto ben frequentato come numero di persone. Inoltre vi consiglio magari di non arrivare subito all'entrata, all'apertura alle 11, ma anche un pochino dopo, perché in realtà veramente c'è talmente tanta scelta e talmente tanta vastità che non c'è la necessità del primo arriva meglio alloggia, e quindi anche se arrivate magari non proprio all'apertura ma anche un'oretta dopo, assolutamente è consigliabile, e vi eviterete una estenuante fila iniziale che vi può un po' far cominciare col piede storto la vostra giornata. È abbastanza comodo per arrivare, perché è alla Fiera di Piacenza, quindi non, come problemi di viabilità non ce ne sono assolutamente, non si passa per dentro la città, quindi anche a livello di traffico. È comunque servito anche da un servizio navetta qualora voleste arrivare in treno, e vi consiglio di utilizzare i mezzi pubblici se possibile, perché soprattutto al ritorno il grado alcolico dopo i vari assaggi potrebbe essere un po' elevato. Ma dette queste, diciamo, questi consigli di, come dire, pratici, utili qualora fosse la prima volta che vi partecipate alla manifestazione, come ho fatto poi io di fatto sabato, quello di cui voglio parlare è un po' la filosofia, il clima che si respira, e devo dire che ne sono stato piacevolmente sorpreso. Io fino alla partecipazione al mercato FIVI avevo una visione del mondo del vino molto contrastata. Da una parte vedevo grandi produttori che facevano di tutto per farsi conoscere, anche a volte con metodi e con delle idee per me sbagliate o eccessive, e altri invece di contro piccoli produttori semi sconosciuti che si intrinceravano dietro questa loro idea di unicità e di, diciamo, piccolezza, chiamiamola così, e provavano a vendere il loro prodotto cercando però di valorizzarlo, secondo me anche qui in maniera sbagliata, criticando sempre comunque il grande produttore, oppure facendo credere che il loro vino fosse meglio per diritto di nascita. Ecco, FIVI non è né una né l'altra cosa. FIVI è, almeno per quei produttori che io ho conosciuto, con i quali ho parlato, di cui vedete alcuni esempi di bottiglie, è solo una piccolissima e ristrettissima cerchia di quello che voi potete trovare. Come vedete c'è una varietà grandissima dei rossi, dei bianchi, rosati, passiti, c'è veramente di tutto, spumantizzati,
credetemi, c'è veramente di tutto, ma ovunque sono andato ho trovato persone competenti, persone genuinamente interessate, amanti del loro lavoro e che trasmettevano ad ogni parola e in ogni movimento il piacere e la e proprio anche la passione che loro mettono tutti i giorni nel produrre il loro prodotto, descrivendolo, avendo sempre la gentilezza di far notare le particolarità, ma senza denigrare gli altri, quindi in un contesto molto amichevole, molto socievole, dove non c'è guerra, non c'è battaglia, non c'è confronto aspro, ma persone tutte unite dal mondo del vino, che amano il mondo del vino e che vogliono far conoscere prodotti di nicchia e di assoluta bontà e qualità. Ecco, quindi questo è un po' il messaggio che mi ha lasciato questo mercato. Sicuramente tornerò a partecipare se ne presenterà l'occasione, perché veramente merita, e ci sono sicuramente dei prodotti ottimi. Anzi, vi dirò di più, adesso qui è una piccola curiosità, ho trovato ad esempio di una cantina qui vicino, vabbè, la dico, Paltrinieri, tanto ormai sapete che ho una predilezione per questa cantina, addirittura ho trovato lì la possibilità di acquistare un vino che non mi era di facile reperibilità qui su Modena, e anche questa è stata un'occasione per poter trovare appunto un vino da loro prodotto. Ecco, come vedete, anche dal vicinissimo, io abito veramente a pochissima distanza dalla cantina Paltrinieri e comunque sono nella sua zona, ho avuto modo di comprare qualche cosa anche da lui. Ecco, quindi come vedete è questo lo spirito, è una vicinanza particolare, una grande intelligenza nel proporre e anche una grande passione, una grande amore per il prodotto vino. Bene, direi che per questo, diciamo, viaggio e questo mio commento al mercato dei vini Fivi ho detto praticamente tutto. Ci sarebbero altri milioni di cose da dire, ma magari avremo modo di parlarne quando farò le varie degustazioni dei vini che vedete qui. Come vedete ce n'è una discreta batteria, questa è una parte, ne ho presi anche degli altri, quindi questa è una parte di quelli che ho acquistato, e quindi avremo modo nel corso dell'anno di incontrare e di bere e anche io di proporvi dei prodotti appunto fatti dagli associati alla Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti. Detto questo, io come sempre vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici, anche per far conoscere il mondo Fivi e darvi uno spunto in più per le vostre cene o per le vostre occasioni di incontro o le occasioni di utilizzo del vino. E ricordandovi che bisogna bere con moderazione, non bisogna bere prima di mettersi alla guida, e soprattutto anche quando si va alle fiere, ai mercati, è meglio che qualcuno o non beva o utilizzare i mezzi pubblici, e che i minori di 18 anni come sempre non devono bere. Vi saluto e vi aspetto al prossimo appuntamento con Francesco qui su The Wine Channel.